Andiamo negli studi di Canale 6, ragazzi. Salve a tutti, sono Gabri Costa. Statemi bene a sentire. In questo gioco Tartarughe Ninja Shredder Revenge noi dobbiamo completare il primo livello. Il personaggio giocabile che sto usando è senza dubbio Leonardo, il capo delle Tartarughe Ninja. E poi è armato con queste spade, queste katane. Se c'è il clan del piede, bisogna fermarlo, bisogna sconfiggere questi soldati ninja. Avete visto, Bebop è scappato via con Vernon, ce l'ha rapito. Vernon dobbiamo andare a salvarlo. Non c'è bisogno di spiegarvi tutto il gioco, perché voi lo sapete tutto. E poi ricordatevi che in ogni livello bisogna completare le sfide, trovare i collezionabili e i cameo. State attenti perché i soldati ninja, i Foot Soldier, si dividono in tanti colori. Non ci sono solo quelli viola in continuazione, ma ci sono anche quelli azzurri. Avete visto, stiamo entrando in una cucina. Quando noi ci avviciniamo buttano via i cappelli da cuoco. Questi sono usciti dalla cella frigorifera. Ah, dimenticavo. Ricordatevi di raccogliere la pizza, che è buona e fa bene. Perché se vi state facendo male nel gioco, con la pizza vi curate. Vi dà energia. Bebop non ci vuole dare Vernon. Scappa sempre via. Ci sono anche i soldati ninja blu con la spada. Però bisogna colpirli quando hanno la spada incastrata nel terreno. Questi soldati ninja viola non scherzano, perché hanno in mano gli oggetti e ce li lanciano addosso. Ma guardate che disastro ha fatto il clan del piede negli studi di Canale 6. Ricordatevi che dovete premere 4 volte il tasto quadrato per picchiare duro. Per la supermossa premete il tasto triangolo. Avete visto, Vernon è legato a una sedia e lì si vede anche la testa dell'androide di Krang. E possiamo affrontare il primo boss. Possiamo sconfiggere Bebop. Qui ci vuole massima concentrazione. Ricordatevi che Bebop è un cinghiale. Bisogna colpirlo quando è distratto. Quando viene colpito da un muro, dobbiamo eliminarlo. Abbiamo sconfitto Bebop e abbiamo completato il primo livello. E adesso concludo il video con una scena. Ricordatevi di dire sempre Kawabanga quando completate il livello, perché c'è un grido, un segno di vittoria. Bene, adesso vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti.
Continuate sempre a seguirmi, sono sempre su YouTube, cari followers.